Buonasera e benvenuti a Replay, un altro lunedì da lupi per il Cosenza che ha superato anche questo ostacolo, ancora più a fatica, se già con la Lavagnese il Cosenza aveva sudato per arrivare al termine della gara contro una buona squadra, col Sant'Antonio Abate ha dovuto soffrire ancora di più e arrivare addirittura ai calci di rigore. Come al solito sulle montagne russe le due squadre quando si incontrano fanno scintille, non soltanto sugli spalti, visto che c'è stato anche un battibecco fra uno dei giocatori della Sant'Antonio Abate e il pubblico di Fede Rossoblù. Però in campo Cosenza e Sant'Antonio Abate hanno dimostrato di essere due buone squadre innanzitutto, e il Cosenza di avere una grande classe e anche determinazione, il Sant'Antonio di essere una squadra grintosa che non muore mai, in effetti fino all'ultimo secondo ha lottato per rientrare in gara e poi è riuscito a pareggiare e ad arrivare ai calci di rigore, e lì il Cosenza è stato più bravo, più fortunato, perché i calci di rigore sono davvero una lotteria, e ha superato il turno, e devo dire che ha meritato di superarlo anche per questo percorso netto, i playoff che il Sant'Antonio ha guardato alla finestra per poi scendere in campo sul più bello, così come ha fatto il Sandonà, che invece ha avuto la fortuna di superare la bravura, superare il Legnago un po' magari senza qualche uomo importante, per poi approdare in finale. E allora vedremo le immagini di questa bella partita, la racconteremo con Alessandro Russo, intanto lo presento per primo perché era accanto a noi in tribuna stampa al 21 settembre di Matera, uno stadio che ci rimarrà nella memoria, così come alle 2000 persone che erano presenti, con uno dei protagonisti della gara, Pietro Varriale, che ha retto la difesa del Cosenza insieme a Agnello Parisi, e poi dall'altra parte Adriano Fiore e Rapisarda, e poi ha avuto la sfortuna, lui appunto, che era uno dei più quotati sui calci di rigore, di sbagliare, ma succede anche così, io ricordo il rigore di Baggio, detto questo, insomma, può passare. E poi Franco Segreto, che ha seguito con grande trepidazione la radiocronaca di Alessandro. Sì, di Alessandro. A 50 persone eravate, fra i 30.000 contatti di Antenna. Peccato che non posso salutarli tutti, perché eravamo tutti in ansia, che su 4-2 la partita è terminata, ma con questa Cosenza mai dire mai, insomma. Io non so se c'era Riccardo Di Nonato, che presento, buonasera e benvenuto. Era a Matera con noi? Purtroppo no. Però ha seguito, immagino. Altro che. Coramina pure tu, no? Diciamo che ormai con Sant'Antonio Abate siamo abituati, no? Quindi facciamo, come dire. Ma io spero che non si avveri l'invito di Vitale, il giocatore del Sant'Antonio, che ha detto ci vediamo l'anno prossimo. Forse C2, speriamo di essere ripetuto. A buone richieste, in effetti lo posso dire. Sono in graduatoria pure loro, perché è fra le semifinaliste, la migliore, diciamo, fra le semifinaliste che hanno perso, perché l'altra ha perso nei tempi regolamentari. Allora, se siete d'accordo, andiamo subito a vedere il fin della partita, poi... Per i tifosi e per i nostri telespettatori ci sarà probabilmente una sorpresa nel corso della settimana, perché oltre alla telecamera di Enzo Lenetti c'era una seconda telecamera che ha ripreso qualche aspetto particolare. E quindi vediamo intanto il fin della partita con l'11 rossoblù, ora in maglia bianca, e poi di spalle Sant'Antonio Abate contro luce e contro sole. Avete già visto uno spicchio della tribuna che andava a riempirsi, il minuto di silenzio osservato per le vittime del terremoto, e poi la gara con il Sant'Antonio che riesce a imbrigliare il Cosenza nei primi minuti. Per un quarto d'ora non è successo quasi nulla, poi Cosenza ha cercato gli spazi con Biondo a destra e con Moscia a sinistra, e poi è sceso in campo invece il professore Romano, che con questa conclusione è impegnato della pietra, gran gol di Manolo Mocero che incrocia benissimo di sinistro e batte il portiere Campano. L'esultanza di Manolo sotto la tribuna dei tifosi del Cosenza, ma non c'è neanche il tempo di esultare, perché c'è questo contatto giudicato falloso dall'arbitro Lacagnina proprio su tra Varriale e Martone, e poi la punizione magistrale di Vitale che porta il risultato in parità 1-1. Ancora Cosenza, ancora Alfredo Romano che guadagna un corner con questa conclusione dal corner, attenzione alla testa di Provenzano che svetta, grande incornata, gran gol, bellissimo, davvero bello questo gol di Provenzano, e anche utile per il Cosenza per portarsi sul 2-1. Non finisce qui, il Cosenza con Salvino e Romano riesce a portarsi sul 3-1 addirittura, gran gol di Romano che salta anche il portiere. Davvero una lezione di calcio in questo caso. Ma attenzione, perché siamo già nel secondo tempo, è entrato in campo Sifonetti, il Cosenza che era in vantaggio 2 gol, si permette di concedere un contropiede, poi c'è un rimpallo sfortunato per Adriano Fiore, palla di nuovo a Martone e gol del 3-2. Attenzione, entra Marano, esce Biondo, buona la sua prestazione. Subito Rapisarda lanciato da Romano, il
pallone che viene dato in orizzontale, arriva Marano che è fresco e riesce a mettere le spalle dalla pietra, grande esultanza per Marano che rompe il ghiaccio così dopo un minuto circa dal suo ingresso. Ancora Martone che questa volta non dà forza al pallone, dall'altra parte Provenzano ci riprova, questa volta colpisce con la parte alta della testa. Sifonetti è protagonista assoluto di questa parte dell'incontro, poi c'è l'ammonizione per Marano, il pallone che gli va a toccare la mano, poi la spinta, secondo me qua c'era un rosso evidentemente per il giocatore che ha spinto così violentemente Marano, ma attenzione perché c'è ancora un pericolo su questo calcio di punizione e poi arriverà da questa azione con la palla gestita bene da Sant'Antonio Abate, il cross immediato, c'è Sifonetti tutto solo sulla destra, davvero solissimo che va a segnare. Tommaso Napoli corre ai ripari con l'ingresso di Caputo per Longobardi, ma non basta perché Daniello, il solito Marcantonio, la difesa del Sant'Antonio Abate che fa male al Cosenza. Siamo ai rigori con la sequenza che conoscete, ormai l'abbiamo vista nel corso del telegiornale, con le reti dei rossoblù e le reti anche di Vitale, l'errore da parte di un giocatore del Sant'Antonio Abate e poi la tensione che sale nel gruppo del Cosenza, il gol di Manolo Mocero, altro gol per Visciano, poi la parata sul tiro di Variale, poi ancora Sifonetti in gol, Provenzano segna bene e poi Martone che incespica quasi e regala il pallone a Franza, bravo a restare fermo, ed è la vittoria con l'esultanza. E poi l'ultima cartolina è per Vitale che è stato calmato poi da alcune persone presenti sul prato perché aveva inscenato una sorta di battibecco e protesta nei confronti del pubblico del Cosenza. Avete visto? No, di giorno non si vede. C'è una multa per il Cosenza, sì, quella sì, c'è un errore evidentemente. Dopo, sì. Allora, partita Alessandro incredibile, come al solito è stato Tonio Abate, anzi 10 reti ha fatto in tutto, escludendo i rigori al Cosenza, e non è poco, sono praticamente un terzo dei gol presi 39, dal Cosenza, un quarto dei gol presi dal Cosenza 39, tutta, 10 tutta la stagione, giusto. Sembra incredibile insomma che questa squadra riesca, un po' per altri versi la nuvola ha fatto male al Cosenza perché vincendo sia andata che al ritorno, però sappiamo come è andata, caso sono partite diverse. Squadre campane. Cosa ha questo Sant'Antonio? Mi sembra l'acri dei momenti migliori, una squadra che non molla mai, qualche entrata anche abbastanza dura, un arbitro che guarda caso era l'arbitro di Acri Cosenza, che ha lasciato un po' correre in certe circostanze. Ma diciamo che il Cosenza ha fatto la sua buona partita come al solito, giocando bene, con attenzione per due terzi del match, poi sia sul 3-1 ma soprattutto sul 4-2 ti aspetti da una squadra forte, anche esperta per certi versi come il Cosenza, che si possa in qualche modo gestire la partita, nel senso bisognerebbe da manuale, poi sul campo è tutt'altra roba ovviamente, gestire un po' il pallone, farlo girare, aspettare gli avversari e ripartire. Noi abbiamo preso dei gol invece proprio in senso contrario, siamo stati noi ad offrire il verso al contropiede del Sant'Antonio Abate, che per la verità appena è entrato Sifonetti ha avuto qualche giocata in più, perché Sifonetti è un giocatore di ottimo livello, anche se acciaccato, ha puntato più volte i nostri terzini, li ha saltati e ha creato le condizioni per il pareggio. Qualche errore di posizione in area di rigore in occasione del gol del 4-4 e poi la lotteria dei calci di rigore che ha premiato sicuramente la squadra più forte, ma soprattutto ha dato merito al gruppo del Cosenza, che sarebbe stata davvero una iattura per mano del Sant'Antonio Abate aver buttato alle ortiche il campionato e anche la finale dei playoff. Sarebbe stata davvero una cosa difficile da digerire. Un'ottima squadra del Sant'Antonio Abate, non eccellente, però una squadra classica di categoria che è difficilissima da affrontare in casa, ma per il Cosenza è difficile da affrontare sia in casa del Sant'Antonio Abate, sia al San Vito e sia in campo neutro. Ce la caviamo con una battuta per dire che l'esito della partita per fortuna non è stato il pari, perché c'erano i calci di rigore, abbiamo festeggiato, intendo come ambiente cosentino, una vittoria fondamentale che mette il Cosenza ad un passo dal tetto dei playoff. Sarebbe davvero clamoroso,
che se il Cosenza già in graduatoria credo che sia la messo prima bene, ripescabile, messo bene. Però è la prima e la seconda con Sant'Anna di Piave, non venisse ripescato e sarebbe davvero una brutta tegola, ma io sono moderatamente fiducioso che con l'aria che tira nel calcio italiano, se la società si lascerà trovare pronta, la festa spasmodica che si sta vivendo nelle partite del Cosenza è quello che ha contagiato a livello di numeri, di gente che ormai segue il Cosenza in queste ultime settimane non abbia il giusto coronamento. Lo merita la squadra, bene, lo merita l'allenatore, lo merita lo staff tecnico, lo merita Fiore, soprattutto lo merita il pubblico rossoblu che sta tornando vicino alla squadra. Pietro Variale, a lui dobbiamo chiedere la ricetta, insomma, perché il Sant'Antonio Abate vi ha fatto così male durante il campionato e anche nei playoff. Non è una questione di posizione evidentemente, perché nella partita di ritorno sicuramente giocavi a sinistra, non ricordo in quella d'andata, quindi era diversi mix anche a sinistra, quindi ieri eri centrale insieme a Parisi per l'assenza di Ciano e di Scigliano. Però mi sembra che comunque le caratteristiche di questa formazione, con la punta fisica come Martone, quella più agile come Vitale e poi l'ingresso di Sifonetti, vi mette un po' in difficoltà. O siete proprio voi che in certi frangenti avete, come ha detto Stefano Fiore, lo sentiremo dopo, e anche Napoli, vedete un po' di fantasmi? Sicuramente qualche calo di concentrazione ce l'abbiamo avuto. Sicuramente. Però era una squadra, il Sant'Antonio è una squadra, secondo me, che dalla metà campo in su è un'ottima squadra di categoria, e si è visto poi che l'abbiamo sofferto in tutte e tre le gare che li abbiamo affrontate, le abbiamo sofferte. E un po' per nostre disattenzioni, un po' per loro bravura, comunque sia, le partite hanno avuto sempre un esito che portava vantaggio a loro anziché che a noi. Tra l'altro nella gara di andata ricordo un vantaggio di Fiore, anche lì avete preso la rincorsa per poi essere superati per 3-1 addirittura. Nella gara d'andata secondo me è stata proprio l'emblema della stagione. Sì, perché abbiamo avuto 5-6 palle gol all'inizio, non si è stati capaci di farglielo subito, poi è stato bravo Adriano. E in 5 minuti, a cavallo tra la fine del primo tempo e del secondo tempo, abbiamo preso 3 gol in maniera assurda, tra virgolette, perché comunque sia... Se andiamo a vedere tutti quelli che abbiamo subito col Sant'Antonio, dico, tranne quello che Adriano, diciamo, ha fatto una bella chiusura, però è stato sfortunato per il rimbalzo della palla, e Martone è stato fortunato, tra virgolette, che comunque se l'è trovata davanti. Gli altri sono state un po' disattenzioni che potevano essere evitate. Gestite meglio, diciamo. Comunque, molte volte il pericolo arriva centralmente con Sant'Antonio Abate, sì. Perché Daniello nella gara d'andata ha creato problemi. È un po' la nostra caratteristica, noi non siamo una squadra che è capace di aspettare l'avversario, facciamo sempre in modo di costruire noi il gioco, ieri siamo stati capaci di prendere gol in contropiede sul 4-2, quindi è un po' quello la dice lunga sul fatto che non sappiamo gestire questo tipo di situazioni. Franco. Sofferenza, sofferenza è così, eh? Devo dire, sono d'accordo con quello che ha detto prima il collega Alessandro Russo e poi Variare. Cioè il Cosenza ha giocato a calcio, un calcio geometrico, poi abbiamo visto insieme gli highlights per 78 minuti, però quando pensava di aver chiuso la partita, insomma, c'è stato il solito errore di sufficienza, di leggerezza, io la leggo così, perché la stessa cosa era successa poi nella penultima di campionato al San Vito, sempre contro la squadra di Cimmino, che ieri poi a fine gara ha avuto parole di elogio per la squadra, appunto, di Tommaso Napoli. Detto questo, caro Gianluca, sarebbe stata veramente una iattura se il Cosenza fosse uscito dai calci di rigore, perché tu hai fatto di tutto per complicarti la vita, hai fatto del Karakiri, sul 4-2 a 10 minuti dal termine non ci sta, non esiste, bisogna buttare qui la di Carla Di Marcio, tutti indietro, 11 persone, buttare la palla in tribuna. Se vai in panico, in paura immotivata o ti prende magari un po' di ansia, proprio perché, come diceva Variare, questa è una bestia nera, lo ha sottolineato anche Stefano Fiore ieri nel dopopartita, quindi quando prendi poi il 4-3 chiaramente pensi, dice, adesso succede la stessa cosa del ritorno al San Vito, e mi pare che poi le cose sono andate in questo modo. Invece bisognava, come diceva giustamente Alessandro, gestire meglio la gara, la partita, far girare palla, buttarla in tribuna casomai,
qualche cambio proprio per evitare che poi con l'entrata di Sifonetti, che gioca tra le due linee, uno di quelli che poi a mio avviso è uno dei migliori calciatori del Sant'Antonio Abate insieme a Martone Abitale, ti potesse mettere in difficoltà, e così in effetti è stato. Al di là di tutto rimarchiamo il fatto che manca Pacciano, che è uno che è in difesa, ha un suo peso specifico non indifferente, lo stesso Scigliano che è cresciuto, e qui mi deve dare atto anche Variale insieme a Parisi, insieme a lui stesso, in difesa per problemi di natura allergica. Io ho visto anche, ho assistito alla rifinitura di sabato mattina, poi è andato a fare delle cure, evidentemente non era al meglio, così come secondo me non era nemmeno al meglio Longobardi, però diciamo che alla fine questa volta i calci di rigore ti hanno dato una mano, anche la di Abbendata finalmente sì, si è ricordata del Cosenza, perché dobbiamo dire che ultimamente, altrimenti se fossimo usciti sarebbe stata veramente, cioè le critiche ferocissime contro la squadra, contro Napoli, contro Varriara, dobbiamo dire le cose come sono, perché questa è una città, voglio dire, in cui poi il risultato conta, cambia sì, tutto le polemiche sono all'ordine del giorno, i veleni, le ruggini, mi auguro che le cose insomma poi, e come dire, anche domenica prossima di San Donato, di questo ne parleremo dopo. Sì. Poi certo, è una vittoria anche la mia su quella che potrà essere poi questa sfida. La squadra San Donato. Poi mettiamo anche i puntini sulle i, perché ci hanno chiamato molte persone, molte mail sul fatto dei 30.000 e dei 15.000 euro, poi ne parliamo eventualmente. Ah, sì, sì, vabbè. Perché c'è un po' di confusione da questo punto di vista, perché lo spieghiamo adesso. No, ma ne parliamo quando leggo il regolamento, che sono sempre qui. Ormai siamo arrivati all'ultimo punto. È proprio quello, perché ormai siamo all'ultimo punto del regolamento dei playoff. Diciamo che è andata bene per come è andata, era per come è finita. Sì, in effetti, questa volta finalmente, insomma. Sarebbe stata veramente una no, grande beffa. Lascia. Solo una volta abbiamo gestito una partita, è stata con la Lavagnese. Con la Lavagnese, bravissimo. Infatti io soffrire tutti insieme. Proprio con te, perché vi eravate cavati nella categoria. Ho visto anche qualche simulazione che sì, all'inizio non sapevate fare. Qualche crampo di troppo. Invece ieri tutti avanti, cioè l'avete magari bene anche, guarda, anche a San Biasi all'andata. Bravo. C'eravamo io e Gianluca. Io ho visto quella partita, ho visto una squadra veramente in qualche partita ha dimostrato che sappiamo fare, anche con Messina, non è che non lo sappiamo fare. Ma poi ci sono anche squadre che magari un po' si arrendono, che giocano, invece il Sant'Antonio triplica. Comunque, guarda, io dico una cosa, comunque i meriti sono anche di questa squadra che non molla mai. È questo. Fino all'ultimo, comunque ha vinto la Coppa Italia, ha fatto contro il Santo Na, guarda caso. Sì, ha vinto la Coppa Italia. No, è una squadra hanno che avuto non la molla. Possibilità di giocare insieme fino alle playoff. Guarda, io come loro, dopo aver visto il gol di Romano che ha marcato anche sì, il ma infatti hanno avuto un attimo. Lì ho visto un attimo di hanno avuto un attimo di sbandamento numero 2 del difensore centrale. Sul 3-1 sono stati peggio che su questa. Stavano per crollare, però poi hanno avuto quell'impennata d'orgoglio e magari noi ci siamo di sufficienza. Di Donato, abbiamo detto beffa, sarebbe stato veramente un altro lunedì, un lunedì nero. Mamma mia. Ma forse noi dobbiamo comunque in questa città dobbiamo cominciare anche ad imparare, voglio dire, tutto bene quello che finisce bene, siamo d'accordo, siamo felicissimi, adesso ci prepariamo per questa trasferta toscana, però bisogna anche imparare noi stessi a gestire le cose, loro devono imparare forse a gestire la partita. Noi dovremmo imparare a gestire le situazioni, perché se ognuno di noi pensa di essere migliore dell'altro, e lo scriviamo, lo diciamo, oppure lo diciamo sui marciapiedi o sui giornali, non arriveremo a nessuna parte, allora forse siamo pure noi di serie D, voglio dire, oltre alla squadra, e non possiamo prendercela con nessuna società, noi siamo noi, insomma, quindi bisogna essere, come dire, calma e gesso, come dicevano in altri tempi e per altre situazioni. Io non so francamente cosa avrei potuto dire a loro, sarei rimasto male, sarei rimasto contrariato, mi pare evidente, insomma, no? Perché si perde una partita, ma puoi andare da un calciatore e dire però tu forse dovevi, sarebbe stato cavillare probabilmente, quindi va bene, comunque è inutile. Certo, questa partita, se qualcuno aveva dubbi sulla prestazione della gara di ritorno, perché il 3-3 ha fatto storcere il naso e pensare a chissà quali congetture, dimostra invece che il calcio è questo. Del resto, il gol di Provenzano assomiglia al gol di Daniello, è un gol di testa su calcio d'angolo, e si è bravi a volte a fare il gol e meno bravi a subirli, quindi sono situazioni che se sono a favore della squadra per cui si tiene sono dei gol, se invece sono a favore della squadra per cui non si tiene sono degli errori madornali e forse diciamo addirittura delle combine. Siamo in un momento un po' particolare anche del calcio in generale, non a Cosenza,
E voglio dire, allora anche poi in Italia c'è molta dietrologia, voglio dire. Allora pensare a Buffon che va per prendere la palla e gli sfugge a Buffon dei piedi, va quello della Lecce, gli pareggia. E allora tutti sono andati a vedere quando era quotato probabilmente il pareggio fra Juventus e Lecce. Insomma, no? Quindi, anche insomma, all'estero, non solo in Italia, anche all'estero. Quindi voglio dire, bisogna mantenere un po' la calma. Bisogna mantenere un po' la calma. Che il pallone è bello anche per questo, sì, perché è difficile, succedono cose soprattutto imprevedibili. Io dico che chiunque di noi ha dato due calci ad un pallone, magari loro a categorie migliori, noi a scapole ammogliate, però quello è rotondo e lo dobbiamo gestire con i piedi ed è uno sport assolutamente difficile da fare, quindi bisogna essere calmi, bisogna stare tranquilli. Mi dispiace non poter far vedere Alessandro le immagini del torneo di venerdì sera, perché quello dimostra, le avremo venerdì, dobbiamo convertirle perché sono state immagini particolari, e quello dimostra che il calcio lo possono giocare tutti, anche uno come me, vero Alessandro? Che ha realizzato due gol, anche un però ricordiamo due gol tra le altre ricordiamo cose. La serata era una serata di beneficenza, un torneo di beneficenza per raccogliere i fondi per le mine, hanno partecipato i giornalisti della Sessa, Polizia di Stato, la Santa Famiglia di Castrolibero e l'area tecnica del Cosenza ha vinto, l'area tecnica del Cosenza soffrendo, ma le 30, se non erro 6-4 in rimonta alla finale. Sbaglio. Quello è il mio cruccio, infatti, perché se avessero perso, avessimo vinto noi con la polizia ci saremmo affrontati, purtroppo non è stato così, però io invito poi l'area tecnica a una sfida perché è rimasta un po' qui, in quanto secondo me ce la saremmo giocata con la Sessa. È molto gettonata questa partita area tecnica giornalisti perché no, ma eravamo lì, poi loro hanno vinto ai rigori, guarda caso, con i ragazzi della Santa Famiglia. Bastella all'amico Rosito, collega Franco Rosito. Che la sì, dobbiamo organizzarla. Era stato un allenamento anche ai rigori per l'area tecnica. Napoli ha tirato, Fiore ha segnato. A proposito di rigori, ci sono due cose nella partita di Variale particolari. Intanto il fallo, non fallo su Martone, che ha dato il là alla punizione di Vitale. Lo rivediamo, sono nei primi minuti, è l'1-1. Se possiamo vederlo, perché c'è un contrasto. Ho che visto a me che sembra... tu stavi la palla la stavi respingendo tranquillamente, poi visto che l'arbitro invece ha indicato contatto lui, normale, sì, un contatto normale esattamente, sì. Era tranquillo lì nel respingere, poi l'arbitro invece ha indicato un giocatore difficile da contenere perché è molto alto, sì. È un giocatore di stazza, sono giocatori che danno fastidio comunque a un difensore perché ecco comunque qua. Con ecco la loro statura vedi che stavi respingendo col sinistro, vedi? Ti hai messo di là, dice, respingo tranquillamente. Riesce a coprire la palla bene, però questo secondo me non è fallo. Poi in effetti la palla è così contesa, anzi è lui a un certo punto non la guarda più la palla. No, si gira, bravo. Sì. E questo è dopo un minuto dal vantaggio. Guarda, lui sta allontanando col sinistro la palla perché dice è un normale scontro di gioco. E lì anche noi insomma, siamo rimasti un po' sconcertati per questa decisione. Poi se batte Mallardo, batte praticamente il signor Vitale, è sempre gol. No, è la verità. Visto che siamo lì posizionati, forse possiamo vederla subito, una punizione. Io devo fare i complimenti a Franza perché non l'avevo visto bene. Sabato gliel'avevo detto anche a Stefano Fior. Stefano mi ha risposto: Franco, la rifinitura è un conto, la partita è domani. Vero che ha beccato 4 gol, però poi ci ha regalato la parata su Martone, che è stato molto determinante ai fini poi della disputa della finalissima. Complimenti a Franza. Si è specializzato nei rigori dopo quello con la Lavagnese. Ha capito che alcuni giocatori poi la mettono centralmente, lui vedo che aspetta un Avellino po'. Prima e Martone stava dopo. Parlando anche quello di Vitale, si era buttato benissimo. Sì, no, ma lui se guardi tutti i rigori l'ha intuiti. Tutti. Ecco il calcio di punizione. L'ha intuiti tutti. Questo è incredibile. Questo è un bel calcio di punizione. Questo non si prende. Ha girato tutto. Come fai a prendere? Molto vicino, era forse meglio un rigore che questo. Eravamo un po' lontani con la barriera, sì, posso vedere, sì. Perché noi siamo l'unica squadra che rispettiamo le distanze. Noi quando calciamo noi in casa nostra, fuori casa, tutti sarà 4-5 metri. Cioè 5 metri. Poi magari gli avversari riescono ad avanzare ancora. Anche quello però lì vabbè. Manca un po' di... o no? In effetti noi ci presentiamo un po' troppo da professori. Troppo genuini, siamo genuini. Capito, siamo il Cosenza, ci mettiamo, siamo educati, ordinati, bravi, forti, vinciamo, segniamo. Tanto ne facciamo delle regole, facciamo,
facciamo giustamente i bonifici, facciamo tutte cose per bene. In Serie D a volte queste cose è una bello battuta che non che paragoni i bonifici a no, no, beh, sì, perché ci sarà un premio alla legalità. Anche la squadra si mette a 9 metri a legalità. E magari anche a 10 se c'è. Magari a 9 e mezzo. 9 e mezzo. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi la seconda parte di Replay sentiremo un po' di interviste da Stefano Fiore, Tommaso Napoli, fino ai protagonisti, poi c'è anche Moscia, fra poco. Seconda parte di Replay, dunque abbiamo parlato della partita, torneremo a parlarne, adesso ascoltiamo uno Stefano Fiore afono perché evidentemente in tribuna ha gridato un bel po', perché la partita è stata abbastanza intensa, vediamo. Evidentemente questa squadra è un po' la bestia nera della nostra squadra, una partita incredibile che come quella, soprattutto la penultima di campionato, ci vedeva padroni del gioco, del risultato, in tutto e per tutto. Troviamo sempre il modo di complicarci la vita e abbiamo avuto bisogno dei calci di rigore per approdare in finale, però tutto sommato ecco, è stata sofferta, ma non c'è stata la beffa clamorosa che insomma sarebbe stata veramente beffarda. In effetti sembra che la stella stia girando dalla parte del Cosenza in queste ultime giornate. Sì, probabilmente quello che non ci è girato bene nella prima parte del campionato, non parlo solo di episodi ma anche di sfortuna a livello di infortuni, lo stiamo magari ricevendo in cambio nel girone di ritorno. Però al di là di tutto questa squadra credo che è vero che un pizzico di fortuna aiuta sempre, però ha dimostrato negli ultimi mesi di essere superiore a qualsiasi altra squadra affrontata. Peccato perché qualche difettuccio rimane genetico e ce lo portiamo dietro, però adesso siamo in finale, dovremmo cercare di recuperare più energie possibili, perché soprattutto mentali, che queste partite te ne portano via parecchie. Però rientreranno sicuramente Arcidiacono, probabilmente Ciano, quindi il mister avrà la possibilità di scegliere ancora nell'abbondanza e questa è una nota positiva. Le assenze hanno pesato nella dinamica della partita perché poi è stato un po' difficile andare a correggere in corsa? Beh sì, probabilmente se avessimo avuto tutta la rossa a disposizione chiaramente il mister avrebbe potuto scegliere, ripeto, nell'abbondanza, e questa squadra nell'abbondanza non ha niente da invidiare anche probabilmente a qualche squadra di categoria superiore, però bisogna fare di necessità virtù. Ma al di là dell'aspetto tattico credo che noi a un certo punto abbiamo sofferto mentalmente, la soffriamo questa squadra, è evidente, perché la squadra all'improvviso si è spenta e ha dato modo all'avversario di recuperare e rientrare in partita. Quindi al di là di questo credo sia stato più un fattore psicologico, sono ritornati i fantasmi della penultima partita. Per fortuna, ripeto, oggi ai rigori ci è andata bene. Allora, fatto mentale, psicologico, secondo Fiore, più che altro, più che... Mi trova perfettamente intanto, d'accordo. Due Giorgio. Notizioni, intanto il compleanno di Rapisarda oggi, sì, auguri, compie 20 anni. 20 anni. Ma dove è rimasto? Qui? No, no, è qui. Abbiamo... Allora, facciamo gli auguri sicuramente. Auguri due volte a Rapisarda, che è contento di festeggiare, poi lui, se non sbaglio, ha la famiglia a Scandicci, quindi andrà, così mi ha detto. No, ha dei parenti. Ha dei parenti. E quindi andrà fra i parenti. E a Scandicci tu salirai un pochino prima? Sì, un giorno prima. Un giorno prima, perché sì. Sei convocato nella... Rappresentativa di Top 11. Top 11. Certo, è una convocazione che... Questa è quella del Corriere dello Sport, le famose schede, no? Che ti fa onore, ti fa onore, però non potrai essere utile alla causa, mi raccomando. No, sicuramente non. Anche non, perché è esentato. Non è il famoso discorso del certificato medico. No, ho parlato già all'allenatore del Sarà Noto. Qual è l'allenatore? Del Noto, l'allenatore del Noto è stato scelto come... Ah sì? Ieri Maio, sì, ieri era venuto a vedere, è venuto pure a vederci ieri. Quindi sarà per te una di prestigio, sì, ma sì, sì. Nient'altro, non ti sforzare, non, stai bello fermo perché ti servi per la partita. E, insomma, ci sono tante altre notizie che dobbiamo dare.
Intanto il giudice sportivo, su Fiore. Sì, su Fiore mi trovo perfettamente d'accordo, è un discorso principalmente mentale quando dice che poi la squadra deve recuperare in questa settimana, perché io l'ho vista poi discretamente bene per 80-85 minuti, tranne quelle blackout degli ultimi minuti dell'incontro. Però da un mesetto si allena e basta. Questo è un bene e un male però. No, però esatto, noi l'avevamo inquadrato, la loro non avevano il ritmo a partita, però più mentalmente che fisicamente. Poi c'erano stati dei giocatori, te le dico io le cose, c'erano stati dei giocatori che non si erano allenati per via di problemi economici, non mi fate fare i nomi. Qualcuno che è rimasto in panchina, che poi eccetera, ha avuto problemi con la società. Detto questo, hanno fatto solo qualche partita amichevole e basta così, però Cimino alla vigilia l'abbiamo sentito e ci ha detto che gli mancava il ritmo partita. È un discorso giocare come loro effettivamente settimana dopo settimana, gli allenamenti da martedì a sabato mattina con la rifinitura. Altro discorso è invece fare una partitella amichevole la settimana che poi ti porta via il ritmo partita, era questo il discorso. Al di là di tutto diamo, come dire, al Sant'Antonio Abate e l'onore delle armi, perché si è battuto ed è una squadra che, al di là del fatto che poi ha fatto nel corso del campionato, si è classificata, lo dicevamo venerdì scorso, con due punti in più sul Lacri, mi pare. 45, però, 45 ha dimostrato che è una squadra di categoria, che dietro chiaramente ballano, li abbiamo visti ballano alla grande, ma davanti sono pericolosi. Perché hanno tre giocatori come lo stesso Chierchia, Vitale, Martone. Poi 42 punti, Fonetti. Poi due di... Ah no, però questa è una classifica... 45, ne hanno 45. È una squadra poi tipica di categoria. Penalizzazione pure. E quindi, torno al discorso di Fiore, concordo con lui quando dice che bisogna recuperare energie mentali, psicologiche, che poi alla fine... Mentre loro dal punto di vista fisico stanno bene, sì, ma obiettivamente. No, Vatriali, io la inquadro così, non so se tu sei d'accordo. Abbiamo un preparatore atletico. Salutiamolo, l'amico è Bruni. È preparatissimo, quindi... Michele. Sì, sì. Lavoriamo sempre bene con... Michele Bruni. Con Michele, quindi... C'è un messaggio del DG Ragusa che si scusa perché ieri non è potuto scendere nei spogliatoi per problemi personali, è dovuto andare via prima, però si complimenta con tutta la squadra, e complimenti particolari a Variale per la convocazione nei top 11. Vabbè, è normale, questo anche da parte della società, mi sembra giusto. Stefano Fiore ha detto la stella sta girata un po', il concetto di tutti, perché insomma sì, questo clima un po' positivo si respira in campo dopo... la prestazione con la Lavagnese, la fortuna anche. C'è più entusiasmo. C'è un po' più di entusiasmo. Di entusiasmo. La fortuna aiuta gli audaci. Guarda, quando il Cosenza Calcio becca le multe dal giudice sportivo c'è entusiasmo. Sì, Questa è una nota comune dai tempi della Serie B, insomma. Multa abbiamo. 1.000 euro perché i nostri sostenitori di Cisano si sono presentati in campo con tre fumogeni. Io recito quello che dice il giudice sportivo. Tre fumogeni di cui uno buttato poi in campo. E poi quando il 3-1 dopo il gol di Marano, mi pare, sono stati buttati poi dei, non so, bastoni e bottigliette di plastica. Questo regge del per fortuna non hanno attinto nessuno. Quindi 1.000 euro di multa. In più ti hanno ridato 400 euro di multa, caro Gianluca, ecco la mia battuta iniziale, del famoso laser. Perché quando c'era qui l'amico Massimo Mitirieri, il laser contro l'Avellino, dice ma hanno dato 400 euro di multa alla Lavagnese. Allora io sono saltato invece, sulla sede, ma come? C'era solo il laser. Era del laser, da quello che tirava il rigore. C'è stato un'errata corrigi oggi. A meno che non l'avesse puntato l'allenatore della Lavagnese, che era del giudice sportivo. Quindi un'errata corrige del giudice sportivo che infligge 400 euro di multa a Cosenza per questo benedetto laser. Per quanto riguarda l'incasso, poca roba, mi diceva il direttore generale Ragusa, perché l'incasso era abbastanza scarso, i prezzi erano popolari, 5 euro a biglietto, erano 700 persone, sono i paganti, quindi... Le spese? Le spese, poi anche perché c'è da pagare la società ospitante che è il Matera, e quindi resta poco. Chiaramente se fosse stato in percentuale ai tifosi di Fede, rosso-blu o giallo-rossa, il Cosenza avrebbe guadagnato, invece così Sant'Antonio va a guadagnare sulla presenza dei tifosi del Cosenza, che erano tanti rispetto a 200 saranno stati, 150. Questo, non erano stati annunciati di più però Gianluca alla vigilia. 5-600, sì, così avevo saputo pure io. Non sono riusciti ad azzeccare. Cosenza un migliaio c'erano, no? 700-800 c'erano. Ascoltiamo Tommaso Napoli, abbiamo scherzato perché in effetti ieri è stato un test per il cuore di tutti i tifosi, ormai abbiamo fatto tutti la prova sotto sforzo perché è stata davvero un'altalena di emozioni incredibile. Ascoltiamo Tommaso Napoli. Mi auguro che la finale non sia da cardiopalma e che sia una finale un pochino più tranquilla, però come ho detto ad altri tuoi colleghi, anche attraverso la sofferenza forse penso che siano queste le partite anche più belle, anche se non volevo arrivare ai rigori perché i rigori poi diventano una cabala
E allora, però, bravi, perché quando si sono avvicinati alla panchina ho detto non ci abbattiamo, anzi tiriamo qualcosa in più che abbiamo, perché non meritiamo di essere senza lui a togliere, perché merito al Sant'Antonio Abate che non ha mollato, ma già lo sapevo, l'avevo detto stamattina nei giorni precedenti, questa è una squadra che non molla mai. Sono andato a complimentarmi con la squadra, con del Sant'Antonio Abate, oltre che e i miei ragazzi, perché io penso che hanno ottenuto quello che giustamente meritavano. Per cui, partita che iniziava con qualche defiance per il Cosenza, per alcuni uomini cardine come Ciano, per esempio Arcidiacono, che sono comunque elementi che hanno sempre giocato. Certo, questo ha condizionato un po' il corso della gara pure Sono giocatori importanti perché hanno anche esperienza, però non vorrei dare dei demeriti a chi li ha sostituiti, perché anche oggi avete visto Cigliano non era della partita, che aveva un leggero problemino, però quelli che hanno giocato tutto sommato hanno giocato abbastanza bene. E chi li ha sostituiti, questi ragazzi sono andati benissimo, anche se secondo me nell'ultima parte, dico, un po' di tutta la squadra in generale, abbiamo un pochino tirato il remo in barca. E noi non possiamo permetterci di non giocare, perché non siamo una squadra bravissima dal punto di vista del lasciare il pallino del gioco a loro. Noi dobbiamo tenere sempre noi il pallino del gioco e cercare di alzare il ritmo e soprattutto di verticalizzare e fare quello che è il nostro calcio. L'abbiamo fatto per tre quarti di gara, l'ultima parte un po' abbiamo avuto come paura, forse ci siamo ricordati dei quei famosi 4 minuti della penultima giornata di campionato, e questo non deve accadere, perché voglio sempre una squadra che ha grande personalità e soprattutto tenere il pallino del gioco noi, non la squadra avversaria. Immagino che neanche Napoli sa con chi si giocherà a Scandicci. Sì, Sandona l'ho saputo, so che è una squadra che gioca anche un buon calcio, una squadra che era la finalista di Coppa Italia insieme al Sant'Antonio Abate. Una squadra che non, come tutte le altre, non bisogna sottovalutare, perché se è arrivato, non so, ha vinto 2-0 se non sbaglio, se ha superato il Legnago, vuol dire che è arrivato in finale, vuol dire che ha ottimi requisiti, perché lo ha dimostrato anche durante l'arco del campionato, ma soprattutto l'ha dimostrato in una finale di Coppa Italia dove l'ha perso per un gol di scarto 2-1 se non sbaglio. Per cui grande attenzione anche al Sandona, perché non ci possiamo rilassare di niente. E questo era Tommaso Napoli, ha avuto una brutta gatta da pelare ieri quando ha visto che la squadra stava perdendo coraggio e anche terreno nei confronti del Sant'Antonio Abate. Sai, come ha detto Fiore, era calo psicologico più che altro. Lui ha cercato di correre ai ripari imbottendo il centrocampo, sulla linea ha messo Giuseppe Caputo e ha tirato via Longobardi. Alessandro, questa è la mossa? Sì, ci sta. Diciamo che in quella fase della partita, per inerzia, proprio si è visto che potevamo rischiare di prendere il pari. Non era più una questione, secondo me, di uomini, ma c'è un dato, secondo me, psicologico in queste partite con Sant'Antonio Abate che comincia a diventare un po' problematico, perché la squadra, secondo me, appena preso il 4-3 è andata un po' in panico. Non in panico, però ha avuto, sono quelle cose che, sul non detto, cioè, come in tribuna tremavamo. La squadra temeva quello che è successo, qualche disattenzione, io non credo che dipenda dagli uomini, è evidente che, proprio se la devo dire tutta, sugli esterni Sifonetti, cioè a destra Sifonetti e spesso anche a sinistra il numero 7, come si chiamava? Angelino in effetti, sì. Ci mettevano sovente in crisi. Sifonetti è stata la chiave di volta del secondo tempo del Sant'Antonio Abate, si poteva tentare qualche soluzione, magari con delle inversioni delle posizioni dei giocatori, non lo so, vedere qualcosa da fare, ma sono cose che si dicono col senno del poi. Col senno del poi. Certamente, come diceva Varriale, questo Sant'Antonio Abate nella seconda parte del campo, cioè nella fase offensiva, sono una squadra che hanno delle caratteristiche che noi non riusciamo a decodificare evidentemente. C'è anche un briciolo di cattiva sorte, perché abbiamo preso il gol del 3-2, se non erro, su un rimpallo fortuito, sì, sulla coscia di Adriano Fiore. Lì ci vuole anche ci sono gli episodi, anche nella partita che è dannata, quella che ci è costata la promozione diretta, 3-1
palla a centro, quello va, segna subito. Se non segna subito il Sant'Antonio Abate, secondo me quasi mai finirà a 3-3. Con un contatto di mano, probabilmente. Ieri c'è stato un contatto di mano, però è stato sanzionato col giallo. Martone, quella volta con Martone no. Martone no, quella volta no, c'è stato un Alzambito, è passato, è passato col centralmente. Col io devo dire che il Cosenza ha caratteristiche da squadra di Lega Pro. E dico che secondo me questa squadra, se dovesse ottenere, come tutti speriamo, il premio della Lega Pro, con 3-4 innesti mirati può essere competitiva per le zone alte della classifica, anche in Lega Pro. È il momento del regolamento. È il momento del regolamento, perché hanno telefonato molte persone, molti amici carissimi e tifosi che vogliono sapere il famoso discorso dei 30.000 e dei 15.000 euro. Lo intanto leggiamo per rito proprio l'ultima parte, perché siamo arrivati alla finale. La gara finale sarà disputata in campo neutro. In caso campo neutro, questa volta non si parla della distanza chilometrica, quindi la vicinorietà non c'è più. Hanno deciso Scandicci, e Scandicci sarà, nonostante sia molto più distante da Cosenza. In campo di parità di punteggio, al termine dei due tempi di gioco, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Quindi i rigori pure qui ammesso che... E questo è quanto per quanto riguarda la fase finale. E gli incassi, come al solito, sono distribuiti da due società in parti uguali, al netto delle spese. E poi le disposizioni regolamentari, perché si crea questa graduatoria che riguarderà solo e esclusivamente tutte le società partecipanti secondo la struttura, appunto al primo posto la vincente, al secondo la perdente della finale e poi terzo, quarto posto, ma non ci riguarda più, le semifinaliste. Questo non ci riguarda. Le società sono inserite nella graduatoria, acquisiscono di diritto la priorità per la presentazione di eventuale domanda di ammissione al campionato di seconda divisione qualora si verificassero diverse determinazioni da parte del Consiglio federale riguardo al completamento degli organici nei campionati professionistici. Allora, qui c'è la postilla del 2 marzo del comunicato della Lega Nazionale Dilettante che dice che ti danno 30.000 euro. C'è qua. Benissimo. Nell'ipotesi di mancata ammissione, quindi se non ci si viene ammessi alla seconda divisione, se non si viene ammessi ti danno i 30.000 euro. Alla vincente e alla perdente sarà corrisposto un contributo economico che sarà quantificato in ogni caso entro la conclusione del campionato. Ed erano poi 30.000 e 15.000. 30.000 euro, infatti. È 15. E 15 per la seconda. Quindi noi non li vogliamo. Non li vogliamo. Oppure diamoli in premio alla nostra squadra se vince i playoff. Facciamo così, che facciamo una legge non scritta, penso che la squadra se li sia meritata. Come no, se ne meritate sì. Anche se la squadra si accontenterebbe dell'ordinario. Questo chiederei al presidente del centro coordinamento club, perché abbiamo pubblicato l'altro giorno su Gazzetta del Sud quel comunicato stampa, quella nota che avete inviato, perché non siete riusciti insieme all'amministrazione comunale a reperire, diciamo, bus a noleggio. Per Firenze sarà, com'è la situazione per Firenze? Questa mattina sono andato un po' in giro per Pullman. E ce ne stanno tante lì. Il problema è stato, per domenica, è stato il fatto che vi erano una serie di manifestazioni, di eventi, non ultimi il Papa a Torino o anche a Roma stessa c'erano delle situazioni. Non si è riusciti a trovare neanche un vecchio postale, insomma. Addirittura. Superato il Papa, io domani mattina dovrei avere delle risposte. Io mi sono sentito anche stamattina con l'assessore Carmine Vizzi. Sì, che salutiamo. Un mio vecchio compagno di scuola, tra le altre cose. Il quale ha dato... Corre sempre per Cosenza o in bicicletta? Sì, corre sempre. Uno che è tipo novellino col quale ha rinnovato assolutamente la disponibilità del comune a dare una mano a noi tifosi concreta. È un bel viaggio Cosenza Scandicci. È un bel viaggio Cosenza Scandicci. Ci vogliono 10 ore di pullman. È un bel viaggio. È un viaggio per tifosi. È un viaggio per tifosi, perché si tratterà di viaggiare una notte e rientrare la notte, quindi voglio dire, e in mezzo si spera che ci torniamo indietro di qualche anno della Serie B, quando si viaggiava di notte per seguire Cosenza, come a Padova, Verona, ovunque. Sì, voglio dire, sarà un déjà vu che facciamo volentieri, insomma, no? Vero. Andare un pochettino più su di Sant'Antonio Abate. Qualcuno, Franco, ci ha chiesto fate qualcosa per evitare che si giochi a Scandicci, ma penso che proprio non ci sia niente da fare. Essere solo il Cosenza, ma solo per... Io non so se ci siano i due settori, perché se non ci sono i due settori bisogna, io non vedo come si possa giocare a Scandicci. Cioè, poi ho sentito che ci sono solo una tribuna con 900 posti. Secondo me è una cosa che dal punto di vista il Cosenza Calcio, visto che ha un'organizzazione capillare, dovrà comunicare alla Lega con una tempistica immediata che chiede un campo adeguato al fatto che partiranno 300, 400, 500 tifosi dalla città,
e secondo me altrettanti da tutta Italia. Cioè, il Cosenza avrà mille tifosi al seguito, soprattutto dove li metto non è un avanzano 100. Non penso Sandonà che abbia tifosi Sandonà al seguito. Sandonà c'erano 600 persone Franco, per Sandonà. Ti domando, cioè, se dovesse giocare Cosenza-Chievo-Verona, si può giocare al campo di Scandicci con la sua tribuna secondo no, te? Chievo non ha tifosi, io dico, è una scelta secondo me dilettantistica. Si può spostare in uno stadio rispetto, vicino lì in Toscana. Cioè il rispetto delle regole vuol dire sono tanti. L'agibilità agli stati si dà quando ci sono i due settori. Cioè i due settori ci sono, io domando questo. Magari c'è, diciamo, una cosa campata in aria, ci sono i due settori a Scandicci. Dicono di no, poi non dobbiamo verificare, dobbiamo verificare anche la mattina. Io poi ho giocato lì vicino, mi posso informare perché poi ho il mio testimone di nozze vive lì, quindi oppure chiediamo proprio di lì di Scandicci. Insomma, certo, se verranno mille persone di Cosenza. No, diciamo, ma il problema non è tanto quelli giustamente... che ci muoveremo da qui. No, quelli che sono in tutta Italia, qui, la Perugia, Parma. Visto il viaggio, non credo che saranno tantissimi. Però il discorso è lì. Vero. Da Roma, per esempio, il discorso è lì. Io credo che ci sono le comunità di Roma, di Bologna, di Firenze. Già sono 500-600 persone. Sono almeno 400-500 che partono dal centro nord. Da Cosenza almeno 300-400 partiranno sicuro. Senz'altro. Perché lasciamo stare il dato e l'organizzazione, il comune, la provincia, quelle cose là. I cani sciolti del Cosenza in automatico spingono 300 tifosi alla finale. Ma anche in treno, Alessandro, anche in treno. 300 da Cosenza partiranno in automatico. Altri 300-400, 500, secondo me non ci sono le condizioni per ospitare in maniera serena questa partita. Ma come dicevi tu, è la società del Cosenza Calcio. Ma forse la Lega ti fa la per il Sant'Antonio, quando, perché non ha fatto nulla per spostare la Bisognerà sapere anche la dotazione a questo punto dei biglietti che ci metteranno a disposizione. Certo. Perché io credo che sia giusto che il Sandon abbia gli stessi biglietti del Cosenza. È un problema avere il Cosenza in finale. Io penso che da domani dovremmo poi... Venerdì vuol dire non è facile. Faremo intervenire il segretario migliore in zona, Pistoia, Prato, Luca. Vogliamo fare un colpo di telefono a Pistoia, voglio dire, lì ce n'è tanto, sono tutti quanti città una vicina all'altra. Se non vuoi arrivare a fine, c'è il campo dell'Arezzo, della San Giovanni. Ce ne sono tanti campi, questo di Scandicci non l'ho capito. Arezzo effettivamente. Qual è il motivo secondo te perché no, perché c'era Arezzo e l'hanno scartato Arezzo. Perché forse la parte ma adesso fanno la rappresentativa perché no perché c'è la rappresentativa che va a Scandicci, c'è il top ten delle stelle, ogni anno viene scelto una località e quest'anno la Lega Nazionale Dilettanti ha scelto Scandicci. Il motivo non lo so, ogni anno viene scelto una località diversa, poi guarda caso ci è capitato il Cosenza, fosse stata Arezzo probabilmente avrebbero spostato ad Arezzo la partita, parliamoci chiaro. Anche per credo che il criterio della finale sia non proprio corretto nei confronti i top, i famosi top 10 che sono sponsorizzati tra le altre cose dal Corriere dello Sport. 750 km per noi, 300 per loro, non capisco qual è il metodo. Non c'è il criterio, non l'hanno messo il regolamento perché pensano a tutto, comunque hanno solo in una botte di ferro. Ci fermiamo un attimo, fra poco la terza parte, cercheremo di informarci anche se da parte della società c'è qualche intenzione di pressare per avere una sede diversa, una sede più idonea, anche se non chilometricamente più raggiungibile, però almeno più idonea per ospitare i tifosi del Cosenza. A tra poco. Terza parte di replay, c'è stata una scena in tribuna sotto di noi che ci ha colpito particolarmente, le lacrime di Keba Gassama che si è emozionato tantissimo a fine gara dopo i rigori, è emozionato anche noi, devo dire, come al solito Keba riesce a strappare una lacrima anche ai cronisti, ed è stato abbracciato e stretto forte da Rissi e Donetti che poi si è tenuto vicino per tutto il dopogara, l'abbiamo incontrato insieme, sentiamo. Rissi con il gioiello, quello che il Cosenza oggi non ha potuto schierare. Che però è la festa anche sua perché ha contribuito anche lui per quello che ha dato in questo campionato. Poi purtroppo a causa di un infortunio dal quale sta recuperando, però è una festa alla quale partecipa a tutti gli effetti e verrà con noi anche in finale a Firenze, credo che si debba giocare. Partita soffertissima come tutte quelle col Sant'Antonio Abate, Cosenza che ha per fortuna ultimamente una buona stella. Purtroppo è stata una partita che si è messa male alla fine perché l'avevamo interpretata bene, gestita anche bene fino ad un certo punto, poi gli ultimi 20 minuti una gara praticamente chiusa,
abbiamo fatto in modo che si riaprisse, abbiamo sofferto e siamo andati ai calci di rigore. Poi grazie a Dio siamo stati bravi e fortunati e abbiamo portato a casa il risultato. Adesso pensiamo solo alla finale, a goderci questo momento. E questa era Rizzi e Leonetti. Alessandro, parlavi dei quattro innesti mirati, un innesto mirato è Cleba Cassamà per la seconda divisione. Sicuramente in seconda divisione si servono delle alternative, non voglio parlare di ruoli perché mi sembrerebbe assolutamente senza senso e poco rispettoso dei nostri atleti, ma il Cosenza secondo me ha un'ossatura già buona per partecipare in maniera molto decorosa al campionato di Lega Pro 2. Certamente con degli innesti mirati si potrà fare anche meglio. Cleba Cassamà è stato circondato da un cordone di affetto a partire da noi cronisti, dai compagni di squadra, gli amici, la squadra, che in un momento personale molto molto difficile lo hanno secondo me coccolato a tal punto che ieri in tribuna durante i calci di rigore a un certo punto è esploso emotivamente come un tifoso del Cosenza. È una cosa bellissima. Poi Cleba ha ripreso a camminare regolarmente, Franco chiedeva prima fuori onda, fra poco penso pochino comincerà lo stadio non lo vedo, qualche volta lavora parecchio in palestra. In palestra, e quindi speriamo per settembre inoltrato di rivederlo come un furetto sul San Vito, insomma. Adesso invece è il momento del capitano Aniello Parisi. Sentiamo Parisi. Ah, c'è la telefonata? Ah. Abbiamo in collegamento, vediamo se riusciamo a trovare il collegamento con Francesco Orrico, segretario del Cosenza, per sapere se ci sono novità che riguardano la trasferta di Scandicci, se è a conoscenza delle condizioni di questo impianto sportivo, se permette di accedere a centinaia di persone che viaggeranno la volta di Scandicci, sia da Cosenza che dalle altre parti d'Italia, come se ha avuto notizie appunto dalla Lega. Allora, le notizie dalla Lega mi arriveranno domani mattina in modo ufficiale per quanto riguarda l'organizzazione dei posti a noi destinati. Tramite comunicato ufficiale ci diranno qual è la gradinata messa a disposizione. La possibilità invece di acquistare i biglietti è già pronta per noi da mercoledì mattina attraverso i due punti vendita della scorsa settimana, che sono in prima fila di Via Limena e il bar Time Out di Rende. Credo siano gli stessi prezzi fatti in occasione della semifinale fatta ieri. Intanto buonasera Francesco e grazie e scusa per l'improvvisata, ma avevamo proprio necessità di sentirti. Grazie a te. Quante tribune ci sono in questo impianto, che tu sappia? Non lo so perché, ripeto, arriva domani mattina la comunicazione, in base alla comunicazione ci diranno quelli che sono le tribune destinate a noi. Potrebbe nascere l'esigenza di chiedere un cambio di campo, se dovesse esserci una struttura ad una sola tribuna, come diceva Pietro Variale, di circa 900 posti, perché lui ricorda una cosa del genere. Non so come si mette la situazione, allora, forse non pensavano che arrivasse il Cosenza. Sì, la questione è legata alla partita che si terrà sabato mattina nello stesso impianto tra la rappresentativa di Serie D, in cui è convocato anche il nostro tesserato Variale, e la nazionale Under 20, quindi non credo ci sia la possibilità di spostare l'impianto. Attendiamo notizie nella giornata di domani e dopodomani per vedere anche come rispondono i tifosi, perché so che si stanno organizzando con dei pullman, no? Con la possibilità di andare in treno. Nel momento in cui avrò notizie certe di un numero importante di tifosi a seguito, poi si prenderà la decisione di chiedere ufficialmente di spostare la gara in altro impianto o avere la possibilità di avere più posti possibili per la sistemazione dei tifosi. Era quella la domanda. Da studio Franco Segreto, anche perché qua abbiamo Riccardo Di Ronato del Centro Coordinamento Club, che sta lavorando già per la costituzione di pullman, non dovrebbero esserci problemi la settimana scorsa. L'unico problema, buonasera Francesco. Salve, ciao Franco. E l'unico problema era quello che la domanda l'ha posta già Gianluca, si paventava l'ipotesi nel momento in cui i tifosi del Cosenza, ne parlava prima Alessandro Russo, magari superavano le migliaia di unità, allora a quel punto si poteva chiaramente chiedere, però mi sembra che da quello che abbiamo letto e da quello che hai testé detto, mi pare che sia un po' difficile, insomma. Il cambio è quello, sì.
o a costruire una tribuna in questi giorni neanche. Anche perché parliamoci chiaro, con tutto il rispetto per Variale e per quelli che andranno a giocare con la rappresentativa di Serie D, ma mi pare che ci saranno 300-400 spettatori, non di più, con le famiglie e i bambini, insomma, sabato mattina. Sì, ma... sì, ma è un discorso legato anche alla... Quindi quella tribuna, diciamo, comunque sarà sufficiente. Se mi consente, Francesco, ciao, sono sì. Alessandro, Francesco. Ciao, Alessandro. Ti consenti, la domanda la preciso un po' meglio. Sì, il Cosenza ha in mente di chiedere contezza immediata, se ci sono due settori, perché io credo che per avere la agibilità di uno stadio, per giocare in Serie D servono due settori, serve un settore ospiti. Sì. Mi sembra questo, o sbaglio, Francesco? Questo sì, campo sì, di Scandicci, ce l'ha il secondo settore? Sì, servono almeno due settori distinti per poter dividere le tifoserie. Appunto, quindi qualora non ci fosse il secondo settore non si può giocare a Scandicci. Sì, e quindi... E allora vuol dire che questo secondo settore esiste, perché non credo che la Lega Nazionale Dilettanti, che è un'istituzione calcistica così importante, tra le altre cose che ha sede in posti importanti del calcio, possa definire una finale senza il secondo settore. Se c'è il secondo settore penso che la soluzione sia abbastanza elementare. C'è anche la capienza. Il San Donato, il settore piccolo, il Cosenza il settore grande e allora la cosa è risolta. In caso contrario credo che il Cosenza abbia anche in un certo senso il dovere morale nei confronti della propria tifoseria di far presente la situazione. No, su questo hai perfettamente ragione, l'analisi è stata giusta. Io oggi ho organizzato quello che è gli spostamenti della squadra e ti parlo chiaro, non ho preso in considerazione il campo e non ho visto se effettivamente ci sono una o due tribune. Domani mattina avrò, ripeto, notizie ufficiali dalla Lega attraverso un fax che arriverà in sede. In base a quello, ripeto, mi diranno quelli che sono o quello che è il settore nostro e dopodiché si deciderà nel momento in cui ci sarà una sola tribuna, si deciderà sicuramente di chiedere la possibilità di spostarci in un altro impianto affinché si possano gestire i nostri tifosi al seguito. E non solo partono da Cosenza, ma ho avuto notizie che... Ripartono da tutta Italia, ma infatti dato numerico è viziato, perché nelle trasferte, cito l'esempio della trasferta più a nord di due anni fa in Serie C a Verona, erano 500, 150 dalla città e 350 da tutta Italia. Ed era una trasferta invece, vi ricordo Viareggio, nonostante la diretta di TEN, c'erano centinaia di tifosi che sono rimasti fuori perché non era possibile accedere allo stadio di Viareggio per la finale dei play-out fra Cosenza per la tessera e Viareggio. Esattamente, quindi sono rimasti fuori centinaia, pur sapendo che c'era la diretta, è stato comunque il viaggio della speranza, perché avevano un barlume di speranza di entrare. Grazie Francesco, allora ci risentiamo domani, come al solito, per il TG. Va bene, un saluto a tutti. Grazie, ciao, buona serata. Eh beh, insomma, molto puntuale aspettare. Francesco, sì, efficiente. Molto. Poi fa doppio ruolo perché deve giocare su più tavoli. Anche triplo. Anche triplo. Non gioca però ancora. Bisogna effettivamente capire, poi già domani mattina ci metteremo al lavoro anche noi Gianluca per vedere questo stadio. Però, come diceva giustamente Alessandro, noi non è che abbiamo pensato di andare a guardare Scandicci, quante tribune che a livello... Ma io ho visto una foto, mi sono un po' documentato su Google Maps e Google, ho visto un po', c'è una tribuna e poi ho visto un gruppo di persone dietro una rete dalla parte opposta, non vorrei che non c'è un gradino... Stavano costruendo la tribuna. Un gradino, perché in questi campi strani... Pippo sarà un parterre quello. No, ma c'è la possibilità che, credo, alla parte opposta degli stinti ci sia posto per una tifoseria ospite, perché da norme, perché vogliamo parlare di norme, il campionato di Serie B deve avere due settori. Lo Scandicci fa quarta serie? Sì. Allora... E comunque è una bella trasferta, andiamo a Firenze. Scandicci Firenze come Cosenza Rende. Sì, attaccati, attaccati. Come Cosenza Rende. Venerdì. Un paio d'anni fa ci giocava a Banchelli. Banchelli, sì, lui, Fiorentino. È stato in tribuna a Cosenza, doveva giocare a Cosenza. È venuto a svernare quell'anno, aveva dei problemi, sì, ma aveva problemi fisici, voglio dire. È durato poco. Allora adesso sentiamo l'intervista a Capitano Parisi, che abbiamo saltato poco fa, sentiamola. Purtroppo, come al solito, ci rilassiamo un po' troppo quando ci distacchiamo col risultato, sia sul 3-1 che poi sul 4-2 abbiamo un po' mollato mentalmente, credendo che la partita fosse nostra, un po' il difetto che ci siamo portati un po' anche in campionato. Però queste sono partite un po' particolari, è normale che loro
hanno avuto una reazione dopo il 4-2 giusta, perché è partita sui 90 minuti e sono stati bravi anche a raggiungerci, però era giusto che passavamo noi. Loro hanno fatto un gran campionato, hanno vinto la Coppa Italia, adesso tocca a noi vincere questi playoff. Un gran gol, il rigore segnato con esultanza rabbiosa come al solito, perché i rigori sono stati punto dolente qualche settimana fa di Manolo Mocero, e adesso l'intervista con uno dei suoi amori, vediamolo. Lo Sant'Antonio è destino che si debba soffrire? Purtroppo sì, perché sono tre partite che giochiamo e tre partite che andiamo in vantaggio, poi o ci facciamo recuperare addirittura a perdere, o come è successo oggi al San Vito ci facciamo pareggiare. Però il destino ha voluto che questa volta a spuntarla siamo stati noi, perché è giusto che sia così, abbiamo fatto sacrifici da un anno e oggi era un'opportunità importante per ripagare. Un bel pubblico. Sì, spettacolare. Scandicci sarà un po' più difficile arrivare? Certo, purtroppo i chilometri sono di più, però ovviamente penso che come ci abbiamo nell'adrenalina ce l'abbiano anche i tifosi, quindi non si sa mai. Speriamo comunque che ci seguono in massa. Che ce l'hai? Che fa questi tagli a Mocero? Ah sì? Sono tutti particolari, ma proprio Longobardi. No, di solito li fa Giovanni, quasi a tutti. Longobardi a tutti, è vero o no? Questa cosa, è molto bravo. Giovanni, sì. Peccato che non ci saranno, che ieri erano sorte dei dubbi anche su Manolo Mocero, c'erano due squalificati nel Cosenza e sono stati squalificati questo pomeriggio dal giudice sportivo, che sono Adriano Fiori e Andrea Marano, avevano avuto un giallo al secondo giallo. Nessuna sorpresa, la settimana scorsa abbiamo avuto la sorpresa della mini squalifica per Arcidiacono, meno male. È andata di lusso. Torna però, come diceva Stefano Fiori, Arcidiacono, che... e poi so che le ultime novità ce le ha il qui presente Verriale di Ciano, perché si sentono spesso. Sì, potrebbe farcela Ciano. Ciano. Sì, 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 sì. Ciano potrebbe farcela, perché lui ha accusato un problema muscolare. Anche Scigliano dovrebbe essere sempre un 92, sì, 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 quindi il 92 fa bene. Serve. Peccato per Marano, perché quel giallo io non l'ho capito sinceramente. C'è stato un contatto con la mano. Vogliamo vedere se riesce a trovare. Sicuramente l'arbitro lo stava ammonendo per il tocco di mano. Ecco, il tocco di mano che era da distanza molto ravvicinata, non so se riusciamo a trovare la posizione, perché è in una centrale rispetto alla nostra lui sintesi. Lui va a terra, però c'è stata la reazione del giocatore di Angelino. Forse se non avesse avuto quella reazione il giocatore di Sant'Antonio si sarebbe passato. È probabile. Invece in quel caso il fallo di mano è intervenuto. Mi sembra che fosse a distanza molto ravvicinata, poi girato quasi di spalle, si è girato istintivamente. Allora, secondo me già lo stava ammonendo. A Marano? Poi, sì, se si vede, stava ammonendo già lui. Poi c'è stato il contatto con l'avversario, allora ha ammonito prima l'avversario e poi Andrea. E quindi se lo trova già in mano. Sì. Vero peccato. Poi c'è un altro fatto, ricordatevi sempre, questo me lo diceva un grosso arbitro di Serie A di cui non faccio nome e cognome, però gli arbitri hanno sempre la distinta dei diffidati. Ricordatelo sempre, tu lo sai, no? Sicuro. Bene, si è chiuso il disco, non vado oltre. Ecco qua, vediamo l'azione. Ecco, il fallo di mano c'è. Sì, ma c'è, ma guarda che distanza. Sì, sì. L'arbitro oltretutto era pure voltato di spalle, l'arbitro. Indica la punizione. No, quando ha scalciato la palla, ha scalciato la palla. Ah, e allora rivediamo, chiediamo ai nostri registi, Occhiuto e Enzo Leonetti, se possiamo rivedere l'azione. Perché lì ha fischiato e basta. Allora, vediamo l'azione. No, andiamo un po' indietro. Eccola qua. Non lo ammonisce, adesso lo ammonisce. Sì, scalcia la palla. Quando scalcia la palla. Poi c'è Angelino, non so chi per lui, che va a dare. Il 6, non so come si chiamava. Il 6 te lo dico subito. Ecco, vediamo un attimo, guarda l'azione, ma lui scalcia la palla. Aliberta. Aliberta, sì. Ha sbagliato il rigore. Quello comunque è più pesante il fallo da reazione. Meno male che quello doveva avere il rosso, Gianluca. Che ha sbagliato il rigore, meno male che l'hanno espulso. Era da rosso, però. No, ma sarebbero rimasti in 10. E poi ha fatto il cross lui, il cross del 4-3 l'ha fatto. Gianluca, poteva essere anche da rosso questo fallo da reazione. È da rosso. Io sono dal primo momento ho detto che questo è se da giallo scalciare la palla, spingere un avversario, mi sembra che sia stato regolamento sull'esultanza di Manolo, questo rosso, Manolo questo perché risultare si è arrampicato sulla gradinata e l'ha ammonito da regolamento e poi si è presentato a fine primo tempo con regolamento a farglielo vedere a Mocero nello spogliatoio nostro. Mi sembra che non sai che è successo. Manolo, diciamole queste cose. Questo va a beneficio della classe arbitrale. È venuto con regolamento all'interno dello spogliatoio a fargli leggere a Mocero che da regolamento doveva ammonirlo perché si era arrampicato. Ti faccio una domanda. Ecco, bravo, sul regolamento c'è scritto che Mocero va ammonito, ma non Vitale. Tutti quelli con la M. Ammonisci Mocero, bravo. Ammonisci anche Vitale. Bravo.
Per questo Marano poi comunque ha esultato restando sotto la grata, ma Vitale è andato ad arrampicarsi sulla grata. Sulla grata, sì. Ma poi, se voi guardate, pure quando è stato ammonito Fiore, non ha fatto neanche fallo, è stato ammonito. Per non aver fatto neanche fallo. No, perché... Non lo abbiamo in questa sintesi. Allora dicevamo, Marano e Adriano Fiore sono squalificati. Ricordo, secondo me neanche... Torna disponibile l'Arcidiacono. Sono disponibili, diceva Variale, anche Giano, domani poi ci sarà la ripresa della preparazione, speriamo anche Scigliano. Come si è qualificata in campionato? Sesto. Il San Donato. Ecco, questa è una questione che non mi va giù di questo regolamento. 48 punti, Gianluca il fatto che, al sesto posto. Che a parte arrivare freschi alla partita di playoff, ma si arriva anche immuni, nel senso che comunque non manca nessuno per squalifica. E soprattutto hai pure il vantaggio di giocare sul campo neutro. No. Non è che non hai nessuno, aspetta un attimo, perché se c'era qualche squalificato diffidato, se le portavano comunque dietro dall'ultima di campionato. Loro hanno fatto l'ultima di campionato, l'ultima poi di hanno fatto la finale di Coppa Italia e hanno perso con Sant'Antonio Abate 2-1. Ok, però loro si sono azzerate. Ieri c'era uno squalificato che non ha potuto giocare per lo Sant'Antonio. Sì, però l'ha presa con l'Arezzo la squalifica. Ho capito, però se li portavano dietro da prima. Quindi questo è arrivare con l'immunità è già un vantaggio. Puoi giocare in campo neutro. Secondo me il vantaggio che hanno loro è di giocare sul campo neutro. È una squadra che ha subito gli stessi gol del Cosenza, però ne ha messo a segno praticamente molti di meno e ha fatto 48 punti in campionato. Era un'altra partita. Invece la squadra sarebbe stata bella, una bella notturna, sarebbero state molti tifosi. Se ti conviene far giocare al San Vito. Questa è una partita al San Vito, secondo me in automatico da 7-8 mila spettatori. Se fossi il San Donato avrei detto ma giochiamo lì. Ma pure per loro, perché appunto prendono soldi pure loro. È una, dicevamo che è una squadra che è finito al sesto posto, la prima è stata il Venezia che è tornata in Lega Pro con 73 punti, il San Donato al sesto posto con 48. Ha messo segno non tanti gol, 48-50 mi pare ne ha beccati come il Cosenza, però c'è dei giocatori. Lalluca è un bel giocatorino il kosovaro. Sì, eh? Mi hanno parlato bene dello straniero che hanno davanti. L'allenatore è bravo, un allenatore bravo. Tedino. Un allenatore bravo, poi io. Ovviamente ogni giocatore ne parla come vuole degli allenatori. Però è un allenatore bravo che ama giocare con un 4-4-2, all'occorrenza lo fa diventare un 4-3-3, gioca molto sulle corsie laterali. È un allenatore preparato, bisognerà stare attenti e giocare come sappiamo. Ho visto che fanno dei buoni tagli, sì, sì, se sì. Vai su YouTube e vedi la partita di ieri, fanno degli ottimi tagli. Analizzeremo questa squadra e venerdì avremo modo di vedere queste immagini per capire che tipo di squadra è. Mi diceva l'allenatore della Lavagnese che era la bestia nera, era Legnago da affrontare, anche se questa volta mancava un po' di giocatori importanti contro il San Donà. Diciamo che fra le due squadre lui consigliava, sperava per il Cosenza nel San Donà, diceva, perché Legnago era molto più competitivo. Vedi, nelle partite secche poi alla fine si... Difficile fare previsione nelle partite secche. Siamo in chiusura, grazie a Franco Segreto, a Pietro Grazie, Variale, buonasera a tutti. A Alessandro Russo, grazie a Riccardo Di Donato, grazie a voi. C'è Katia Paese, c'è stato anche Michele Cava alle camere, grazie a Enzo Leonetti, a Vittorio Chiuto, Giuseppe Costanzo in Messi d'Onda, noi ci vediamo venerdì sera, arrivederci a tutti e buona serata.